comincio ad essere preoccupato per i tempi, quindi conterete un po', eh. Ah, io finisco prima di parlare. Prima di iniziare, ho già finito. Allora, per chi mi ascolta attraverso le onde herziane, sono Nicolino Tosoni, presidente del Fuori, Frocciolo di Carrello. Allora, ma qui non sono in questa veste. Premetto, da sempre non faccio figli, quindi io non contribuisco all'esplosione demografica. Ma a parte questa nota ironica, la relazione del compagno voilà, mi ha fatto ricordare ho pensato che forse ha letto Aldo Cappuccini, ma non l'ha letto, perché sono sicuro, perché Aldo Cappuccini è uno sconosciuto conosciutissimo anche in casa radicale. Io devo ringraziare il mio compagno e amico Alberto Gardin, uno dei primi obiettori di coscienza, che mi ha fatto approcciare al pensiero di Aldo Cappuccini. Ma io, poverello, appena approdato nel magna porto radicale, vedo questi testi di Aldo Cappuccini che sono basati sulla religione, c'è sempre la parola religione. Io da ateo, agnostico e religioso non ci capivo niente, perché c'è questo uso della religione, del termine religione, poi ho imparato. E lui ipotizza, siamo negli anni 38-39, l'onnicrazia, il potere del basso, da sviluppare, lui chiama nei paesi, cioè villaggi, l'onnicrazia attraverso i centri costituiti al massimo da 20 persone che praticamente organizzano l'istituzione della comunità, e praticamente si inserisce, cioè il pensiero che abbiamo, cioè la realizzazione che abbiamo ascoltato attraverso le nuove modalità di comunicazione, che sono queste telematiche lavagne, e si vede che c'è il momento del pensiero comune, che stesse persone lontane da loro in tempi e luoghi arrivano alla stessa ipotesi, perché oggi tutti si riempiono la bocca, non solo la bocca, di dire oh che bello la natura, che bello l'antico, che bello il prato, che bello qua, che bello là. Però dimenticano che le nostre casette di campagna di tre generazioni fa erano casette malsane, malsanissime. Oggi siamo inondati, annegati nella pulizia, o polizia, è la stessa roba, basta cambiare una vocale, no? E se non profumi non sei accetto, ma ti avveleni con tanti profumi che ti metti, con tanti lavaggi che fai, ti viene perfino lo psorino. Vabbè, e qui non vado, non mi inerpico in argomenti che sono al di fuori della mia competenza. Allora, il recupero della verde campagna, che è il primitivo bello e pulito, mi viene in mente il condominio dove io abito ad Albignacego, appartamenti, e praticamente di questi sei io ho comunicazione soltanto con quello che è più vicino a me e con quello del primo e del piano terreno, ma gli altri chi li vede? Cioè, però questi, uno di questi ha preso in adozione uno, non so, della Nuova Guinea, Nuova Papua, sì,
Ma perché non va a vedere quello che abita senza luce e senza acqua, che magari sono io, che sono stato per un po' di anni, per rifiuto non volontario di energia elettrica e di acqua? Ma a parte questa continua ironia, cioè c'è la distanza del vicino, che è una distanza megagalattica, quando invece parliamo, scusate il termine, con una diarrea di parole di ben pensanti, che io dico malpensanti, beh, qui siamo in una struttura funzionale, universitaria, che io rimpiango. Invidio gli universitari di oggi, non quelli di quando ero io, che sono più aiutati in tutti i sensi, perfino economicamente. E si è persa, dicono tanto, la cellula familiare, ma nella famiglia succedono i delitti più strappalati. Nella famiglia patriarcale c'era sempre l'elemento pazzo, l'elemento isterico e l'elemento, poi magari c'era il prete, c'era la sorella, era una struttura mini societaria di mutuo sostegno. Oggi non c'è, c'è la disintegrazione che parte proprio dall'interno della famiglia per arrivare alla struttura dello Stato. Perché quando ci si dice la politica costa, allora ritorniamo alla politica del censo. Io in quest'anno, in questi ultimi 12 mesi, non sono andato a 3 convegni che mi interessavano. Al congresso della Luca Coscioni, al congresso dei poliziotti gay a Dublino e al congresso dell'ILGA Europe, sempre a Dublino. Per i due ultimi avevo già preso il biglietto dell'aereo con Maria Maia, però l'ultimo lì, si arrivava a Dublino, come lì dei poliziotti gay che si teneva nel palazzo presidenziale in luglio in Irlanda, a Dublino, e lì mi andavano 600 euro, come 600 euro mi sarebbero andati in ottobre per il congresso dell'ILGA. C'è poca volontà e desiderio che io voglio fare il radicale 26 ore su 24, ma io sarei per il baratto. Tu, Stato, mi riconosci la mia incapacità economica, basta che tu mi riconosci economicamente i 3 giorni, 6 giorni che devo stare a Dublino per il congresso dei poliziotti froci o al congresso della Luca Coscione, io sono contento, basta, non voglio altro. Ma c'è quello che può spendere 1.000 euro al giorno. Allora qua c'è politica e cultura che è di ceto. Ed è già una scelta, è già una censura nei confronti di. E poi saltano su i perbenisti di cui non faccio nome, i nuovi pifferai del XXI secolo, coi topi di una volta. Ma la politica, certo, costa l'aria che respiriamo. Ma se io sono un deputato o anche un consigliere di quartiere che voglio mantenere la comunicatività con i miei elettori, consumo scarpe, metto a disposizione tempo, devo scrivere, devo usare il computer, ho delle spese. E allora o facciamo il baratto, sì, io accetto di fare la tua delega, però mi devi assicurare biglietto gratuito in treno, in servizi. E invece oggi si cerca di distruggere tutto col qualunquismo: la politica è ladra, i politici sono ladri, e la politica costa, la democrazia costa. E allora eliminiamo il suffragio universale, facciamo questa pulizia ecologica. Ma facciamolo, abbiamo il coraggio di dire. E quando
a delle elezioni partecipa meno del 50% degli aventi diritto, questo è un sintomo di una patologia, della struttura, una patologia del cittadino. Non è un segno di libertà, specie in paesi come l'Italia, Pontificia Repubblica Italiana, in cui non è il cittadino a dire mi iscrivo alle liste, ma sono iscritto di diritto come atto di nascita nelle liste elettorali, 18 anni per la Camera dei Deputati, 25 per il Senato, e il mio diritto di voto mi viene levato solo per una sentenza del tribunale. E quindi c'è la compartecipazione, l'omnicrazia di esercitare il diritto a costruire la società. E ritornando a Capitini, e ritornando a quello che abbiamo sentito dal nostro relatore magnifico, o recuperiamo l'umanità o siamo destinati all'estinzione. Io dico sempre, 7 generazioni fa l'Europa aveva solo 2 stati che non hanno modificato confini: Repubblica di San Marino, né confine né nome, Repubblica di San Marino e Liechtenstein. Gli altri, perfino il Principato di Monaco, avevano una superficie maggiore di quella che ha adesso. Anche il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, adesso Irlanda del Nord, ecco. Proviamo ad ipotizzare fra 7 generazioni, 200 anni, come sarà? Saranno i confini della Pontificia Repubblica Italiana. Ma io non ci metto nemmeno un'unghia a dire che saranno come quelli di oggi, 18 novembre 2012. Saranno forse come quelli di oggi, ma molto probabilmente saranno altri, perché altra sarà la formazione, la costituzione e la struttura degli abitanti della Pontificia Repubblica Italiana. E non possiamo ipotizzare come potrà essere il desiderio nella volontà elettorale. E concludo: o manteniamo in vita questa circolazione democratica, perché è bene il piccolo gruppo, ma io porto l'esempio dei Verdi di del Veneto, roba di 25-30 anni fa, in cui un certo, che io chiamo trappista, ci diceva: dobbiamo andare tutti in bicicletta, anzi premetteva: Verdi, riciclabili, non mettiamo radici nelle sedie, siamo intercambiabili, poi tutti in bicicletta e tutti vegetariani. Allora io alzo il ditino e dico: Michele, il cognome non me lo ricordo, sono 3 fratelli, uno è stato anche deputato radicale. Dico: Michele, ma io sono friulano, a me piace il vino e il maiale, e allora Verde non posso esserlo, e non mi piace andare in bicicletta. Con questa ironia, cosa voglio dire? Se io devo abbandonare la mia religione per essere succube di un'altra religione, me ne sto nella mia vecchia religione. I nuovi trappisti e i nuovi preti non li voglio avere, e mi dà fastidio che ci sia questa tendenza al duce e al libretto Bibbia da inginocchiarsi. E con questo finisco, perché vado avanti troppo. Grazie. Grazie. Grazie Nicolino. La parola a Marco Bellelli. No.
ho preparato alcun intervento, ma venendo in treno da Milano, qualche pensiero. Sono molto contento di essere qui, intanto dico grazie a coloro che ci stanno ascoltando, perché sono certo che Radio Radicale non censurerà nulla, come è suo costume. Dico che appunto porto il saluto anzitutto dell'Associazione Radicale Libertà e Partecipazione, dalla canzone di Giorgio Gaber, l'EP di Genova e Savona, che sarebbe poi, qualcuno lo sa, ma per chi non lo sapesse, sarebbe quella certa associazione che il tesoriere a vita Michele De Lucia, come io ho già spiegato ad un congresso di radicali italiani e dimostrato esibendo un'ampia documentazione, ha tentato di eliminare con la complicità dell'allora segretario Staderini, allora e purtroppo anche oggi, ma probabilmente sia l'uno che l'altro, non ce li ritroveremo fra un anno, perché il loro obiettivo principale è di avere uno scranno alla Camera o magari alla Regione Lazio. Ottenuto questo risultato, probabilmente non avrà più utilità essere tesoriere a vita o segretario a vita. In ogni caso, la LEP, nonostante i tentativi di eliminazione, esiste ancora, anzi è l'unica realtà radicale che abbia consensi in termini numerici, ed è l'unica che, quando si voterà nel 2013 per le politiche, abbia alle spalle un consistente bacino elettorale. Laddove la pseudo associazione radicale costruita a tavolino da Michele De Lucia e affidata alla sua fidanzata, la signorina Palazzi, non esiste nella realtà, ma solo nell'immaginazione del tesoriere a vita. Ora, qui, detto questo, e prima di affrontare il tema della fine del mondo, al quale ho dedicato anche il mio ultimo libro, O Casus Mundi, dove tra l'altro c'è un interessante saggio del professor Paolo Aldo Rossi, docente di storia del pensiero scientifico all'Università degli Studi di Genova, un primo problema di carattere semantico, cioè come bisogna rivolgersi ai radicali. Io sono radicale storico, la mia prima tessera risale al 1975, quindi tanto tempo fa. Come ci si può rivolgere? Chiamandoli come? Anche di questo ne avevamo parlato in un congresso di radicali italiani. Ci si può rivolgere chiamandoli compagni? Sì. Aspetta. Amici? No. Questo poi lo vediamo. Camerati? Oh! Guarda che i comunisti in Francia si chiamavano camerata. Lasciami la cioè, ci arrivavo. O fratelli e sorelle, zii, nonni, nipoti, carissimi. Ora, il problema sembra puramente formale, ma in realtà è sostanziale. Io questo l'avevo detto proprio in un congresso di radicali italiani. Se noi accettiamo di non utilizzare certi termini, come ad esempio camerati, già con questo tipo di scelta dimostriamo di essere succubi di scelte altrui, poiché il termine camerata esiste nel vocabolario della lingua italiana da secoli. Non è possibile che noi rinunciamo ad utilizzarlo solo perché Benito Mussolini e Gabriele D'Annunzio ed altri lo hanno utilizzato per una ventina d'anni, strumentalizzandolo in chiave politica. È un non senso, e l'Accademia della Crusca sicuramente concorda con me. È una parola della lingua italiana che ha significati suoi propri, e noi non dobbiamo rinunciare ad usare una parola della lingua italiana solo perché c'è stato Benito Mussolini. Perché allo stesso modo allora dovremmo rinunciare ad usare il termine compagni, visto che il termine compagni è stato ampiamente usato da Stalin, da Mao, da Pol Pot e da molti altri,
tutte le varie strutturazioni che voi ricordate che c'erano un tempo nell'Europa dell'Est. Se l'ha usato Stalin con i suoi gulag, prima li chiamava compagni e poi li mandava in Siberia. Capite che se noi continuiamo ad usarlo, allora usiamo tutti gli altri. Insomma, poi quanto al termine amici, il termine amici è ancora più emblematico, perché secondo Montaigne, in uno dei suoi saggi, un saggio tra l'altro che merita di essere letto, secondo Montaigne in realtà il termine amico potrebbe essere rapportato soltanto ad un altro singolo. Lui esclude che possano esistere tre amici, perché A, B, C non possono avere un uguale rapporto di consistenza amicale. A può amare B, ma non può amare, dice Montaigne, C nello stesso modo. Poi voi vedete benissimo come si può rivolgersi ai radicali utilizzando il termine amici. Basta andare ad un congresso radicale e ci si rende conto che è una chimera, visto che lì nei corridoi girano coltelli, girano lacci, scorsoi, gira di tutto, per cui si tratta chiaramente di una boutade. Ecco perché siamo costretti ad usare questi termini in modo soft, in modo molto informale, e rendendoci assolutamente conto che dietro non c'è nulla di sostanziale, c'è solo una ostentazione di buoni rapporti, cui non corrisponde nella gran parte dei casi la sostanza. Comunque, questo discorso voleva solo mirare alla riappropriazione della nostra libertà di espressione. Noi non dobbiamo soggiacere agli stereotipi, non dobbiamo avere un certo comportamento solo perché ci hanno detto che è politicamente corretto. Io tra l'altro sono sicuro che se domani Marco Pannella venisse ad un congresso radicale e cominciasse la relazione dicendo camerati della rivoluzione radicale, sarebbero tutti zitti o plaudenti, oppure penserebbero: se lui ha detto camerati della rivoluzione radicale, evidentemente la sua mente poderosa è arrivata a pensare che dietro questo termine c'è un mondo di ricchezza concettuale, no? Perché voi sapete che tipo di dirigenti radicali abbiamo, si tratta in sostanza di caudatari e pronubi, ma questo lo sanno tutti. Troppo buono. A questo punto invece c'è il problema che noi siamo già in campagna elettorale, e come possiamo facilmente constatare si parla moltissimo, come fosse il problema vero, delle preferenze. Trovare un sistema elettorale, dice Casini, lo dicono anche altri, lo dicono soprattutto quelli che qualche tempo addietro dicevano l'esatto contrario, bisogna assolutamente introdurre preferenze. Sembra che ci si dimentichi che il vero problema non sono le preferenze, che possono anche starci, non... Il problema vero di un'eventuale riforma elettorale sarebbe l'eliminazione del potere dei segretari di partito di formare delle liste per diktat. È questo il problema. Se non vengono spazzati via questi poteri degli attuali segretari dittatori, noi avremo un Parlamento che già in partenza sarà come l'attuale, cioè assolutamente delegittimato, cioè un Parlamento che non rappresenta il popolo italiano, cioè un Parlamento che appena eletto farebbe bene ad andarsene a casa, perché in realtà il popolo non lo riconosce. Non è possibile che i deputati e i senatori della Repubblica vadano lì soltanto perché cinque persone si riuniscono in una stanza, gettano giù delle liste degli amici cercando di spazzare via tutti i loro nemici, e quindi un Parlamento di servi, perché sanno che
la loro poltrona e il loro grasso stipendio ben superiore a quello di un metalmeccanico dipende dal volere del segretario dittatore che li ha mandati lì. Questo discorso, tra l'altro, vale non per tutti tranne uno. Non è che noi siamo i perfetti, che tutti sono colpevoli e imperfetti tranne il Partito Radicale, perché naturalmente sì, sappiamo che formalmente il Partito Radicale non presenta liste, ma è un sofisma. Naturalmente, in sostanza, chi va a votare vota quelle persone perché sanno che sono espressione dei radicali, quindi quella è solo una piccola astuzia. Le persone, il Partito Radicale è esattamente sotto questo profilo come gli altri partiti, cioè una persona, una, che decide chi va in Parlamento e naturalmente manda in Parlamento i suoi amici. Questo è assolutamente ovvio ed è quello che è sempre successo. Manda in Parlamento quelli che lui sa in partenza obbediranno ciecamente e faranno esattamente quello che lui dirà. Ad un congresso, quello dello scorso anno, non l'ultimo, il penultimo, io avevo presentato una mozione che è stata ampiamente sottoscritta dai radicali presenti, in cui appunto si chiedeva l'introduzione delle primarie per la scelta dei candidati alla Camera, al Senato. Sembrava una richiesta assolutamente ovvia, scontata. Non si capisce perché le primarie vadano bene negli Stati Uniti e non debbano andare bene anche per il Partito Radicale in Italia, o comunque si voglia chiamare. Come è noto, chi era a quel congresso lo sa, c'è stato un violento attacco contro questa proposta da parte di una persona, però la via è questa. La via è questa se il Partito Radicale vuole essere democratico nella realtà e non soltanto a parole. Non si può chiedere democrazia interna agli altri quando poi non c'è democrazia in casa propria, come infatti è attualmente. Detto questo, c'è la questione della fine del mondo e della possibile sopravvivenza dell'umanità. Come dicevo nel mio ultimo libro Casus Mundi, ho affrontato il tema della fine del mondo partendo dalle teorie profetiche veterotestamentarie ed arrivando al calendario Maya e al 21 dicembre 2012. 12? Eh certo, quindi un mese. No, 12 dicembre. 21 dicembre 2012. Poi adesso circola in rete un'altra ipotesi che però non è ricollegabile al calendario Maya ed è il 13 febbraio 2013. Qui non ci sono tutte le teorie relative alla fine del mondo che nel corso dei secoli sono state in qualche modo proferite, perché ci vorrebbe ben altro che un libro di questa consistenza, ci vorrebbe probabilmente un'enciclopedia Treccani per poterle contenere tutte, sono innumerevoli. Per quanto riguarda il 21 dicembre 2012, l'analisi del testo da cui scaturisce la teoria, cioè il Cilam Balam, che è il testo sacro utilizzato dai sacerdoti Maya, che io ho condotto, ha portato alla conclusione che non vi è alcuna reale plausibilità. Il 21 dicembre 2012 non ci sarà la fine del mondo. Quindi a questo punto ci sono probabilmente alcuni che potrebbero essere lieti della notizia, solo che poi si arriva al 2013. E allora il discorso si fa più complesso, perché c'è il vero grande problema che alcuni cercano di ignorare, altri cercano di eludere in qualche modo, di non pensarci. L'Iran sta
come io ho detto più volte, costruendo la bomba atomica e i vettori per lanciare la bomba atomica. L'obiettivo primo è la distruzione dello Stato di Israele. Se l'Iran, come tutto lascia pensare, terminerà l'operazione verso la primavera del 2013 e avrà a quel punto a disposizione sia i vettori sia le bombe, sicuramente, mese più, mese meno, userà il suo potere distruttivo contro Israele. E a quel punto, per un gioco inevitabile di concatenazioni e di domino, ci sarà la guerra planetaria. Intanto perché Israele farà il possibile per non farsi distruggere. Israele ha già la bomba atomica e certamente la userà se sarà l'ultima carta da giocare. Poi gli Stati Uniti non potranno restare inerti, insomma si arriverà alla terza guerra mondiale. Tra l'altro questi vettori iraniani saranno in grado di raggiungere anche alcuni paesi europei, non soltanto Israele, quindi noi siamo direttamente coinvolgibili. Ecco perché il problema che a me sembra più urgente sia di risolvere il problema iraniano, perché se non sarà risolto si andrà alla guerra, e non sarà una guerra come l'ultima mondiale, sarà una guerra che porterà il pianeta Terra ad uno stadio primordiale, non necessariamente il ritorno al neolitico, ma comunque in quella direzione. Non scomparirà completamente l'umanità, perché da 7 miliardi si potrebbe arrivare alla fine a 1 miliardo, però quel miliardo che sopravviverà avrà una vita assai dura, e la competizione a quel punto sarà drammatica. Sarà una lotta all'ultimo coltello per la sopravvivenza. Le risorse saranno esigue, non potranno soddisfare tutti. Ci sarà il ritorno alla legge della giungla, non che adesso siamo molto lontani dalla legge della giungla, ma diciamo una legge della giungla esacerbata. Questa è la premessa. Supponiamo che ci sia un intervento militare degli Stati Uniti, di Israele o di qualcun altro, che il problema iraniano venga risolto, che i barboni isterici di Teheran siano emarginati. A quel punto, anche ammesso che si superi il problema guerra, che esiste lì presente e che secondo me è il problema principale in questo momento, c'è l'altro problema che qui è stato ampiamente sviscerato, cioè può il pianeta e l'umanità possono andare avanti? Fino a quando possono andare avanti? Le risorse sono disponibili per l'attuale numero degli abitanti del pianeta o per il numero che potrà essere nei prossimi tempi ancora maggiore? In realtà, noi abbiamo già superato la linea critica. L'unico strumento efficace che potrebbe fermare il degrado numerico è la regolamentazione delle nascite su scala planetaria, come del resto studiosi hanno proposto più volte. Già Platone nella sua Repubblica proponeva la regolamentazione delle nascite. Il problema è che la regolamentazione delle nascite su scala planetaria, unico modo per incidere considerevolmente sul numero e quindi assicurare la sopravvivenza del genere umano, in realtà è inattuabile. Non è pensabile che vi siano strumenti coercitivi di tale potenza da obbligare 7 miliardi di persone a realizzare la regolamentazione. E in ogni caso le fasce ricche avranno sempre modo di riprodursi,
assai più che le fasce povere. Stando così le cose, quello che è realistico prevedere è l'avvio di un processo di confronto serrato, ma sarebbe meglio usare il termine scontro, fra diversi gruppi umani sparsi nel pianeta, dove i ricchi avranno ampie capacità di resistenza e di sopravvivenza, come del resto è sempre stato nella storia, e dove i poveri avranno sempre meno capacità di resistenza e di sopravvivenza. Il pianeta Terra avrà sempre risorse per chi può comprarle, e non le avrà, già ora accade, per chi non avrà il denaro sufficiente per comprarle. Quindi è inevitabile che si vada verso questo sfondo di conflitto crescente, anche perché il ritorno allo stato di natura, che è l'inevitabile sbocco, porterà non ad una umanità armonica, come ipotizzava Rousseau o anche come riteneva Locke nel suo secondo trattato sul governo, quando pensava allo stato di natura come a uno stato edenico, uno stato idillico in cui è possibile per gli uomini interagire armonicamente e volersi bene, visto che gli uomini sarebbero per natura buoni. Ma noi sappiamo che non è così, gli uomini non sono per natura buoni, sono in realtà per natura egoisti e in certi casi anche cattivi. Quindi la molla che li spinge all'azione è fondamentalmente il tornaconto personale. La bontà che loro creano è una immagine fittizia, è uno schermo rivolto verso i terzi che serve solo ad ingentilire la propria persona e ad acquisire consensi. Questo, purtroppo, devo dire, è lo sbocco che io intravedo per l'umanità. Questo non vuol dire però naturalmente che non si debba fare qualcosa per cercare di attutire questa fine tremenda che ci attende. Rientro dolce si colloca in questa prospettiva, cioè la prospettiva della speranza, la prospettiva della immaginazione, della creazione di nuovi sbocchi. Io ascoltavo prima Stefano ha detto delle cose molto giuste, molto interessanti, e si tratta di capire se sarà possibile andare in quella direzione. Vorrà dire che se il mondo finirà, noi comunque avremo cercato di fare qualcosa. Grazie. Grazie compagni, buongiorno. Beh, certo, io presentati il tuo. Beh, io sono Laura Vantini e naturalmente io auspico uno sviluppo delle potenzialità di tutte le persone e insomma mi auguro che non si avveri quello che ha appena detto il nostro compagno. E, allora io sono qui sempre con il mio solito argomento di sviluppo della fusione fredda. Allora Francesco Celani mi ha spedito via mail un articolo dove lui che andrà in pubblicazione nelle riviste scientifiche, lui le ha spedite insieme agli altri scienziati: Francesco Celani, Marano, Spallone, Nuvole, Purkin, Nakamura,
Ortensi, Pellari, Di Trenta, Bartolucci, Ovidi, Zangari, Ciulla e Pellucci hanno scritto tutti insieme questo articolo dove parlano appunto della fusione fredda e ci sono questi, queste formule, questi, questi schemi dove dichiarano che è attuabile. Quindi tutta la massa di carta e di firme che sono state fatte affinché questa ricerca venga bloccata, io spero che diventi inutile e inutilizzabile entro breve tempo, perché non, dice, non dicono la verità, mentono. Io perché sono qui a Rientro Dolce a parlare? Perché Rientro Dolce io lo considero un po' la, cioè l'organo scientifico del, del Partito Radicale. Allora io mi piacerebbe che gli ingegneri, gli scienziati e le persone che ne fanno parte leggano, beh, intanto questo articolo che io ho consegnato comunque a tutti gli organi dirigenti, le persone che erano presenti al congresso dei radicali a novembre a Roma, naturalmente con scritto in attesa di pubblicazione, perché appunto Rientro Dolce si tenga aggiornato, faccia una critica, faccia delle, delle, una documentazione su, su questo argomento, sulla fusione fredda, che io ritengo in forte sviluppo ultimamente, perché su internet io insomma parlo anche con degli ingegneri, dei professori di fisica dell'università che mi hanno detto che appunto su internet si trova molto movimento su questo. In Australia sono stati fatti degli esperimenti molto interessanti. Allora io sono qui a Rientro Dolce chiedendo a questa associazione radicale, che è un po' il cervello scientifico economico dei, dei radicali, di parlarne, di portarla nella, nella, nella discussione del gruppo, proprio perché insomma ci sono persone autorevoli che ne fanno parte e mi piacerebbe che ne parlassero. Naturalmente io ho anche un altro argomento che vorrei che entrasse in questo, in questo, in questa discussione, e sono le reazioni piezio-nucleari per la previsione dei terremoti. Allora questa, questo studio è stato fatto alla, all'Università di Torino, alla Politecnico di Torino. È stato portato avanti da 5 commissioni diverse. Prendeva spunto da studi che erano stati fatti negli anni 50 in Russia, e io quando sono andata a Roma alla Sala della Mercede, dove Elisabetta Zamparutti insieme a Scilipoti hanno fatto questa giornata dove parlavano della, della nuova energia, cioè la fusione fredda, delle reazioni piezo-nucleari, le presentavano, e questo professore del Politecnico di Torino ha fatto praticamente un'ora di lezione spiegando, spiegando la ricerca. Ha fatto proprio un'ora di lezione universitaria, è stata anche un po' impegnativa forse per chi, beh, lo è stato anche per me, ma però insomma io magari come i scientifici sono più abituata a saperli, a sostenerli, non ho mica detto che ho, che me ne intendo di tutto, però insomma io credo di aver capito qualche cosa. Allora quindi invito tutti voi, ogni persona che è collegata con Radio Radicale, a prendersi gli appunti, andare a vedersi questo intervento che è registrato anche su YouTube da Living, come si chiama questo gruppo? Liberi TV.
Living TV, si trova anche Liberi, su Liberi TV. Liberi TV, e si trova su YouTube. Ecco, e appunto chiedo a Rientro Dolci anche se porta in discussione questo, non dicendo, cioè io non voglio dire che è tutto giusto, cioè io lo sostengo, ok? Però io voglio sostenere la discussione proprio per convincere e coinvolgere tutti voi, nel senso che voglio che entri in discussione questa cosa in Rientro Dolci, proprio perché attraverso la discussione si possono imparare un sacco di cose nuove. E secondo me l'energia pulita a basso prezzo, l'energia buttata dall'acqua, è sicuramente una risposta autorevole al petrolio. E mi dicevano, ma cosa può portare? Beh, allora, questa è fusione fredda, allora la differenza, il calore si è avuto, ci sono le prove, leggiamo. Cosa si può avere? Beh, si può avere tutta l'energia pulita a costo zero perché viene dall'acqua. Dovremmo cambiare tecnologia, certo, allora ci sarà produttività in questo senso. Quanto il prodotto interno lordo, quanto costano i primi che hanno fatto? Quanto costa? Quanto costano i primi che hanno fatto? Scusa la domanda. Guarda, costano, guarda, cioè, non te lo so dire quanto costano, però i limitati finanziamenti che ha questa euro, una cosa del genere. Avevo sentito di cose. Non so, ma no, cioè la fusione calda, quella costa. No, cioè, no, fusione fredda, apparecchio per la fusione fredda, c'era una cifra con un prezzo che non ripeto perché l'ho letto su un giornale, magari è una cosa volutamente contro. Ma tu non sai quanto costa quindi attualmente. Ma le CAT ho sentito che quello per la casa costava 10.000 euro, una roba del genere. Cioè tu per casa tua hai una. Ma no, ma bisogna. Cioè, io non dico che per casa mia, io dico questa reazione c'è, va studiata, deve essere ci deve essere portata tecnologia. Bisogna. È un tipo di studio che va finanziata. Allora, Rientro Dolci potrebbe avere il compito anche di informare le persone, ma anche i finanziamenti. Ma anche i finanziamenti pubblici e privati, perché non possiamo pensare che se uno sbaglia il finanziamento è contrario alla fusione fredda, che è economicamente conveniente, è ecologica, è politica, è pulita solo perché ha sbagliato i finanziamenti. Allora dobbiamo rimanere accesi sul pezzo tutti, nel senso di continuare a informare e informarci affinché il pianeta e tutti noi ne abbiamo beneficio al più presto, perché la fusione fredda vuol dire energia pulita, vuol dire togliere immediatamente la combustione dai piedi, cioè si va a fusione fredda, la combustione non c'è più, non c'è più produzione di anidride carbonica, ad esempio l'energia a basso prezzo può portare alla distillazione dei mari, si può portare l'acqua nei deserti, ad esempio tutti quei fili di acciaio con le impalcature che tengono su i collegamenti elettrici di tutto il mondo possono essere sciolti per fare delle altre cose perché non servirebbero più. Il grande problema dell'energia libera è che il potere senza energia non ha più potere, e quindi i governi con tutti i soldi che prendono dall'energia, con tutte le decisioni che possono fare per conto del popolo a causa grazie all'energia che tengono in mano, con le tasse piuttosto che con i finanziamenti in un luogo piuttosto che in un altro, possono veramente girare le cose. Queste cose non ci sono più, insomma è una cosa, è una lotta che devono fare i cittadini. Io non credo che io mi auguro che i governi la prendano in considerazione, ma non mi illudo se è vero che ci sono le multinazionali che comandano i governi. Allora ogni cittadino deve sentirsi responsabile in questo, come noi possiamo sentirsi responsabili nel consumo ecologico delle cose, quindi nel riutilizzo, quindi nel risparmio. Dobbiamo sentirci responsabili anche nella diffusione di questa informazione.
Quindi io do il compito anche a Rientro Dolce di rielaborare, di informare. Io mi auspico questa cosa e ringrazio. $600-800 dicono costerà. Costerà che cosa? Non ci sono mercato più domestico, no, non esiste. Non ci sono altre richieste a parlare, iscrizioni a parlare, quindi abbiamo un quarto d'ora di pausa, che noi in questo congresso non abbiamo i corridoi dove parlare, abbiamo bisogno di concertare, soprattutto per quanto riguarda le nomine alle cariche sociali. Quindi direi un quarto d'ora e poi ci riprendiamo. Abbiamo 20 minuti. Quarto d'ora si sta solo sempre i 20 minuti, non lo facciamo perché non diventino 30. Ah, cioè è il quarto d'ora cadente.